Buongiorno. Si è fatta male al ginocchio. Sì, mi sono fermata in questa posizione. Mi ricorda la puntata di Peter Griffin quando si fa male al giorno fa. Mezz'ora sul giardino così. Anche la stazza ormai è quella di Gettina Griffin. Buongiorno gente e benvenuti in uno di questi tre video, tre tipologie di video che volevamo portare sul canale. Che stiamo a fa in quarantena. Quindi vi faremo vedere che ci alleniamo, che mangiamo. Soprattutto mangiamo e poco ci alleniamo e dormiamo. Dormiamo, Tommy dorme, quindi noi dormiamo appresso a lui. Oggi che facciamo? Schifo. Dai. Prima cosa, come ogni giorno da quando è iniziata questa quarantena. No, oggi ci siamo svegliati a un orario decente. Tipo, che ora suona adesso? Però. Adesso è mezzogiorno e 40. E non abbiamo fatto? Un cacchio. Ecco. Non è vero, abbiamo colazionato. Già una cosa. E abbiamo visto il video che è uscito oggi, quindi quello là. Ci siamo dati da fare. Ci siamo dati da fare, sì. E oggi io pulisco camera. Tu? Io mi devo allenare. Piallini. Mi devo allenare, il devo ginocchio. Recuperare il culo una day. Tu pulisci la stanza? Sì, pulisco la stanza adesso. E fai vedere che pulisci sto casino? Sì. Ma come fai a pulire se io sto in mezzo e mi alleno? E pulisco. Intorno a me, cioè lasci una ghiaccia di zozzo. Ci vedremo una volta a settimana con questa tipologia di video. Va bene, iniziamo questa giornata a mezzogiorno. Primo step, portare fuori Tommy. Aspirapolvere. Si è svegliato il guerriero. Non posso più pulire per terra. Che peccato. Guardate che bella tutina che ha. Guardate che c'è scritto. Lui ama il suo papà. Che ci frega della tetta, noi ci avemo papi. Ma che ci frega della tetta, noi ci abbiamo papi. Allora, passato un po' di tempo, Fefè ha dato da mangiare al piccolo Tommaso e adesso alle 3:15 ci prepariamo a mangiare. Sì, a tavola per il pranzo. Non so voi, ma da quando siamo in quarantena abbiamo sballato tutti gli orari. E non è la gravidanza, sì, la gravidanza, ciao. E non è l'essere diventati genitori, perché Tommaso è finto, cioè è proprio perfetto come bambino. E siamo noi che stiamo sballolati. Che cosa stai preparando qua di buono? Ma in realtà intrulli, nel senso un po' di pizza riscaldata, io ci aggiungo sempre un po' di pomodoro e del parmigiano sopra e lo metto al forno. Dopodiché ci sono gli avanzi della cena di ieri sera: pollo con mozzarella e prosciutto crudo e asparagi. E poi lo yo yo? No, lo yocca no, ho detto no. No alla fine. No, io lo yocca. Vuoi lo yocca? Scade a giugno. Vabbè. E no, perché ci sta invece la ricotta fresca. Allora ricotta fresca. Ricotta fresca comprata ieri, questa va consumata che se no si viene. Assolutamente. E ci vediamo i Simpson. Riscaldato il pranzo con un pezzo di pizza e del buonissimo prosciutto che apprezza anche lui. Vedete come sta qua in cerca. E Fefè invece? E io mi faccio un pezzo di pizza con la ricotta e tacchino, petto di tacchino. E anche un pezzo di pizza rossa col parmigiano, però. Pure tu. A metà. No.
Tutta tu. Uno io e uno tu. Ok, ci sto. Buon pranzo. Non dici buon appetito? No, si dice buon pranzo. Chi te l'ha detto che si dice buon pranzo? Di Galateo. Voi dovete sapere che da quando... Ah, a me mi sta riprendendo idee. Da quando siamo a casa guardiamo molto spesso Cortesie per gli ospiti. Guardi molto spesso e me lo guardiamo, fai guardare a me. Io, nonna, mamma e Alessandro, poverino, capita in mezzo. Costretto. Ha scoperto, grazie a Xabba, che non si dice buon appetito, ma si dice buon pranzo. O buona, buona cena o buona colazione. E invece io dico ancora buon appetito e lui dice no, no, si dice buon pranzo. Il Galateo. Abbiamo appena finito di mangiare, io adesso vado a buttare la busta, anzi il bustone con i pannolini di Tommy, perché come vedete è un grande produttore di pannolini con cacca e pipì. Quindi la vado a buttare e mi armo di mascherina e guanti. Uno. Quanto è difficile mettere sti guanti. E due. Mascherina e siamo pronti. Questa è la spazzatura che abbiamo fatto questa settimana da Pasqualina e l'altra ce l'ha buttata Adriana. I pannolini anche li aveva buttati Adriana. Comunque, non so com'è la situazione da voi, ma ho visto... Faccio la luce, luce, eccoci. Ho visto molta più gente in giro, anche solo a passeggio. Poi c'era la gente che faceva la fila per il supermercato. Rispetto a settimana scorsa c'è molta più gente in giro. Non lo so, noi ci siamo rinchiusi dentro casa, quindi non stiamo più uscendo. Com'è la situazione dalle parti vostre? La gente è tornata a passeggiare, anche se non dovrebbe. Fateci sapere. Ok, rientrato a casa. Sono tornato. Grazie. Che carino. Ah, bello, con mascherina e guanti. Però io ti conosco, Che vuol dire? Ti conosco che sei un bel ragazzo. Anche se con la mascherina. Quindi ti dice troppo che buona. Che te serve, Pasqualina? Che te serve? Niente. Niente. Mentre Tommy sta dormendo, io sto studiando tutti gli strati per i pannolini lavabili e inizio le lavatrici. Loro due fanno le ninne, i miei cuccioli. È arrivato il momento delle lavatrici. Di solito io le faccio la sera perché si consuma meno. Però visto che c'è un pochino di sole vorrei approfittarne e stendere subito fuori. Lavatrice appena messa, un paio d'ore e dovrebbe aver fatto. Dopodiché passiamo al lavaggio dei pannolini lavabili, perché questa settimana vorrei provare a metterli a piccolo Tommy. Non ho iniziato prima perché tante mamme che li utilizzano mi hanno sconsigliato di usarlo nelle prime settimane, soprattutto per prendere un pochino la mano, sapete, col neonato e con il cambio dei pannolini. Adesso che ci sentiamo un pochino più sicuri e mi sento un pochino più sicura, vorrei provare ad utilizzare i lavabili. Come andrà? Lo so, ve lo dirò, però sono molto emozionata. Tra l'altro, per pulire i pannolini lavabili ho acquistato l'acido citrico e il percarbonato, e me l'hanno consigliato sempre delle mamme su un gruppo fantastico di mamme che utilizzano i pannolini lavabili. Non so ancora bene come funzionano, ma ci sono scritte tutte quante le istruzioni qua dietro, quindi gli do una letta e poi li provo. Un Tommino tondo tondo che voleva essere il più bello del mondo per poterlo diventare. Un bel giorno si mise a poppare. Si mise a poppare. Che c'è? Che mi vuoi prendere? Chi è? Nonna Adriana. Guardate che cambio. Mamma più papà uguale me. Incredibile. Pazzesco. La parte più difficile sono i piedi. Però questa tutina è un po' scomoda. Possiamo dire inventore di tutine? Che certe tutine sono un po' scomode. Un Tommaso tondo tondo. Posso? Ciao. Ci sono dei regali per Tommaso. No. Dei regali per Tommaso. Ciao. Nonna si mette la mascherina, anche se mi sono già lavata 200 volte, però. Vogliamo parlare? No. Di che parliamo? Ma chi stai a guardare tu? Sì. E vogliamo parlare allora. Finito. 3 ore dopo. Stasera per cena, allora è il pomeriggio e ci siamo un pochino riposati, non è che abbiamo dormito ma ci siamo riposati. Adesso si prepara la cena. Cosa voglio fare questa sera per cena? Voglio aiutare mamma a preparare un minestrone, perché comunque non fa freddo per niente, però abbiamo voglia di minestrone. E vorrei preparare delle polpette di tonno e patate. Per fare il minestrone utilizzeremo zucchine, carote, patate e un po' di passata di pomodoro, giusto?
e anche un po' di bieta. Anche un po' di bieta. Però io ci metterei il soffritto. Adriana è contraria al soffritto. Mi sto scherzando. Col soffritto è buono, pure nonna lo dice, però lei non è d'accordo. Comunque, altra cosa che voglio preparare, quindi dovrò mettere in un pentolino a parte un paio di patate che faccio lesse, sono delle polpette di tonno, perché c'ho voglia di polpette di tonno. Si è svegliato un piccoletto, quindi eccoci qua con la fascia, super comoda. Posso cucinare e coccolare lui allo stesso tempo, che si sta riaddormentando addosso a me. Tagliate un pochino di patate lesse, pane integrale ad ammollare con un goccio d'acqua e adesso tonno. Ecco qua le nostre polpettine, non ci abbiamo messo l'uovo, semplicemente patate, tonno e il pane integrale ammollato. Un pochino di sale ripassate nel pan grattato. Vediamo il nostro minestrone. Voilà, molto bello. Prima di cena, così, mi è venuta voglia di crostata e quindi ne ho fatta una. Mezza Nutella e mezza albicocca, marmellata d'albicocca. E questo è il risultato. La metà con la Nutella, un po' bruciacchiata, e la metà con l'albicocca. Come vedete le strisce sono un pochino, come dire, risicate, perché ho fatto l'impasto per metà crostata. E mi dite, ma perché? Perché sono stupida. Non lo so per quale motivo, però mi sono dimenticata come fare la crostata e quindi è venuta un po' più piccola, con meno strisce, però spero sia buona lo stesso. Ale non lo sa, quindi adesso gli faccio una sorpresa e gliela porto su. Tra l'altro Ale se n'è andato già su perché è iniziato i Pirati dei Caraibi, il quarto, credo, non me lo ricordo più perché io dormo ai Pirati dei Caraibi. Postazione lui col nano. Stasera Pirati dei Caraibi, la maledizione di Salazar, che in realtà invece è oltre i confini del mare, però la maledizione di Salazar. Ho controllato e questo qua è oltre i confini del mare, invece la vendetta di Salazar è il prossimo, giovedì prossimo. Comunque quanto è bella questa cosa, stanno facendo le serie di film in TV. Questa settimana ci sta i Pirati dei Caraibi, settimana prossima poi finisce i Pirati dei Caraibi e inizia il Signore degli Anelli, avete capito? No, hai fatto la crostata? Sì, la dovevamo fare insieme. Ma infatti non gli ho fatto vedere come l'ho fatta. Parte l'hashtag una crostata per noi. No, parte l'hashtag crostata, così la prossima volta gli farò vedere la ricetta. Senti com'è buona la pasta. Ti piace? Leggera leggera, vero? Delicious. Gente, ieri ci siamo scordati di fare la chiusura del video perché Federica mi sono addormentata. Si è addormentata mentre stavamo guardando i Pirati dei Caraibi. Se non lo sapete vuol dire che non ci state seguendo su Instagram, quindi grave errore, Lost in Family, andate a seguirci perché pubblichiamo queste cose. Pubblichiamo tipo Federica io che dorme. E noi ci vediamo col prossimo video. La prossima settimana con un altro vlog settimanale, così in quarantenati, sperando che finisca presto tutta questa cosa e si possa uscire. E fateci sapere se vi piace questa idea di una nostra giornata in quarantena. E voi che state facendo? Scrivetecelo qua sotto, lasciateci un commento, un like, ciao. E iscrivetevi, ciao! I capelli 43. Dobbiamo tagliare tutto. Sì, tutto d'accordo. Tranne il ciuffo. No, che ciuffo. Ciuffo sì? Ciuffo sì, no? Sì.